Allora, numero 7. Perché è lui? Sì, è lui, lascia. Assalti un attimo. Assalti un attimo, infatti. Poi, allora, numero 8 dell'assessore Berlanghieri, la può presentare lei. Legge regionale 33 del 2006 e successive modifiche, articolo 11, integrazione al programma annuale di attuazione per l'anno 2014, approvato con DGR 460, assegnazione impegno, importo 100.000 euro. Numero 9, assessore Boitano, approvazione della convenzione triennale tra Regione, Società Infrastrutture, Recupero Energia, per lo soggetto. Numero 10, assessore Cascino, comune di Valdoligo, nel programma dell'alienazione e valorizzazione relativa ad aree di proprietà comunale ubicate in pregio alla strada di Corriveto. In che senso? No, questo è un terreno del comune, cioè fa una variante perché da servizi diventa artigianale e quindi gliela proviamo. Il titolo che non sì, sì, è una di proprietà del comune. Il programma della linea. No, 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 è ovviamente no, la valorizzazione. Ho capito, indietro alla 7, assessore Barbagallo, autorizzazione all'aumento del titolo alcolemico, volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014, destinati a diventare vini, GP, va tutto. Poi il numero 11, assessore Cucinelli, approvazione sensi d'articolo 3 della regionale 21 del 2001, variante tratta. Tratte varianti schede relative, cavalli denominati Borgo Donelia in comune di Imperia, Beate in comune di Albissola Superiore, Brico Viscere in comune di Savona. Numero 12, assessore Paita, chiusura, procedura sportello, contributi regionali, nuove forme associative comunali. Vediamo il bando. Quanti sono? Quelli che hanno partecipato a questo bando, non so se abbiamo il numero. In generale, sta andando. Ma un centinaio si erano, no? Nel precedente. Un centinaio? Una ventina. Bene. Centinaio di comuni coinvolti. Sì, sì. Numero 13, assessori Paita e Lucinelli, impegni di 610.000. euro sui fondi PARAF SC 2007-2013 ed approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Liguria SPA e il Comune di Rio Maggiore per la protezione del versante e il motore della Via dell'Amore. E questo è giusto, diciamo, quello che mi conto in quest'anno però. Vuoi che lo dico qua? È l'intervento, la convenzione che firmeremo oggi per attivare l'intervento, che tra l'altro sarà realizzato in tempi rapidissimi, per aprire il primo tratto della Via dell'Amore sul lato Manarola fino diciamo al cosiddetto Baritto ed è un intervento che facciamo con una collaborazione nostra, ci mettiamo appunto 610.000 euro, il resto dell'intervento che costa circa 2 milioni è finanziato dalle ferrovie, quindi attraverso questa FAS, le ferrovie avevano programmato per la serie di interventi per la messa in sicurezza della rete, quindi noi abbiamo fatto coincidere diciamo, gli interventi della messa in sicurezza con anche l'obiettivo di riaprire la Via dell'Amore e questo è, come dire, prima. Abbiamo mandato con un più o meno, sì. Cavallo fine del mandato con un pezzo aperto. Lo finiamo a mano. Mi hanno chiesto di spostare la quello del la data di inizio della politica personale per le fondi va bene però marcia senza romanzo 15 di marzo era la data sì. poi non so. Vedremo poi magari apre e continua a fare lavori diciamo accessori poi vabbè dopo bisogna diciamo continuare che è un bel non è un pezzo lunghissimo quanti sono 300 su quanto? Non me lo ricordo, te lo ricordi? È un pezzo più piccolo. Sono 2 chilometri. Sono 1 chilometro e 2. Vabbè, dai, un pezzo si fa, il resto si vedrà. Tanto per essere chiari, il resto veramente non è solamente una questione di soldi. È una questione proprio di sicurezza, di incertezza sulla possibilità tecnica di mettere in sicurezza. Cioè, non è sicuro che, la verità,
no, magari non te fa. No, diciamo che dagli approfondimenti fatti è stato molto utile aver avuto attraverso l'erogazione liberale quei progetti, quelle analisi da parte delle aziende che hanno aderito. Lo schema dovrebbe essere la continuazione della galleria artificiale nel tratto centrale con un rafforzamento, diciamo, di quella già esistente. E poi invece il tratto davvero molto insidioso, quello su Rio Maggiore, dove c'è un problema anche elevato a monte, quindi bisognerà ulteriormente metterci delle risorse. Il problema è di quantità di risorse e di sicurezza, certo. Però per ora abbiamo un segnale. E poi numero 14, assessore Rambaudi, recepimento della Carta Europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane che necessitano di assistenza di lungo termine. Numero 15, assessore Rossetti, approvazione del corso integrativo per conseguimento qualifica estetista per soggetti in possesso del corrente titolo di qualificazione, conseguire l'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Numero 16, assessore Rossetti, variazioni per euro 550.000 al bilancio 2014, l'articolo 7 legge regionale 42.013, fondi per assistenza tecnica al fondo europeo per l'occupazione dei giovani. Numero 17, assessore Rossi, modifica della deliberazione 673 del 2014, adottata di disposizioni concernenti l'area delle alte professionalità e delle posizioni organizzative. Speriamo di chiudere, cioè, prorogiamo da fine settembre al 31 dicembre per avere un quadro definitivo tra i dirigenti e le posizioni organizzative e quelle di riparare di parte del mondo. Va bene. Fuori sacco, concessione del presidente, concessione del patrocinio dell'assessore Dall'Angeli, ovviamente presidente, anche questo se la può assumere lei. Partecipazione della regione Liguria in qualità di capofila al programma Europa Creativa 2014-2020 con il progetto Arte Potenziata e Design Artigianale. Poi, dell'assessore Cascino, comune di Rapallo, Genova, conferenza di servizi, ex articolo 10, legge regionale 10 del 2012, per approvazione, nuovo insediamento produttivo artigianale in località Cassottana, in via Santo Mauro, in variante al CRG. Spesa, finalmente abbiamo positivo. Poi, del vicepresidente, recepimento dell'accordo datato 26 settembre 2013 stipulato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di conferimento di incarichi di direzione di strutture complesse. Poi del assessore Paita e Rossetti, approvazione protocollo d'intesa tra Regione Liguria, ANCI Liguria, UPI Liguria e Ordinanze Sindacali Liguri per l'attuazione della legge 56 del 2014. Sull'accordo con i sindacati per il metodo, diciamo, in cui procediamo sulla attuazione della vicenda delle deleghe delle funzioni sulle province. Istituiamo questo osservatorio nostro, diciamo più a livello politico, che avrà poi una segreteria tecnica. Nell'osservatorio abbiamo pensato appunto alle province, alla città metropolitana, a tutti gli assessori coinvolti per delega e a consiglieri regionali, uno di opposizione e uno di maggioranza. Questo è il nostro osservatorio. L'ANCI non c'è. E l'ANCI. Mi sono dimenticata io, non c'è. Mentre questo è invece il tavolo di regia sindacale che agisce in parallelo e poi ogni mese si riuniscono e definiscono il programma. Poi dell'assessore Guccinelli, parere istruttore fine del rinnovo dell'AIA per la centrale termoelettrica Tirreno Power, sita nei comuni di Vado Ligure e Quigliano. E poi una deliberazione dell'assessore assessore Rossetti,
interventi per il coordinamento dell'integrazione scolastica e formativa delle persone con disabilità, individuazione delle relative risorse finanziarie, impegno di spesa di euro 2.736.713. Questa delibera la modifichiamo ed è in questo momento all'attenzione per fare l'impegno, perché non hanno messo 300.000 euro in più per i comuni che sono a bilancio. Quindi la approverei con questa modifica previo. Sono i soldi del trasporto? Trasporto disabili e assistenza presso scuole, enti di formazione dei disabili, province e comuni. Pensi al gusto di Dio dal tuo assessore. Va bene, guarda, adesso va bene, va bene. E poi ancora. Di colore, devo fare l'impegno, lo farà anche. Tipo. E poi dell'assessore Rossetti, ancora una delibera, stazione unica appaltante regionale, preparata della relazione sullo Stato. E poi un disegno di legge. Sì. Dell'assessore Paita, abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 21 del 2014, modifica la legge regionale 1 del 24 febbraio 2014. Bella. Allora, dunque, abroghiamo la legge che aveva come scopo il tentativo di prendere ulteriori 6 mesi per la messa a norma delle nostre discariche attraverso la realizzazione degli impianti di trattamento, perché abbiamo, seppur informalmente ancora, non c'è scappato, Gabri? Sì, ancora informalmente, no, ancora abbiamo solo delle mail. Sì, però non c'è ancora. C'è l'atto di impugnativo, no. Dicono che l'impugna, non so. Formalmente, nel senso che non c'è ancora arrivato, volevo essere corretta nel dire la cosa, se ci siamo iscritti, non c'è ancora arrivato l'atto, ma sappiamo da contatti, che sono anche attraverso mail, che l'orientamento del Ministero è un orientamento negativo su questa legge, tra l'altro ci sono stati anche delle osservazioni, queste più. Sala giornalistica, che noi tendiamo a sentire totalmente, nel senso che noi non abbiamo mai pensato di interferire con altri tipi di vicende e valutazioni che spettano ad altri organi. Questo era, come dire, io lo chiamo un gesto disperato, perché quando diciamo, abbiamo appreso che non c'erano più possibilità di andare avanti da parte delle nostre discariche perché non hanno gli impianti di trattamento necessari, abbiamo pensato di provare a prenderci ulteriori 6 mesi per vedere se sarà possibile realizzare. La valutazione del Ministero taglia un po' la testa al toro, perché non c'è nessuna possibilità di far passare questa norma in queste condizioni. E allora, anche per dire, ristabilire un giusto e regolare principio di relazioni, io credo che sarebbe sbagliato il fatto di andare avanti su questa norma. Parole, non possiamo tenerle aperte con un impugnativo davanti alla Corte, esito molto incerto, ma ovviamente come dire, è favorevole, essendo peraltro in corso su due di queste situazioni, l'inchiesta è molto delicata dalla magistratura, o c'è un consenso del governo a dargli un po' di respiro, se non c'è. Se non c'è. La resta l'indicazione che io diede con la signora alla scuola della terza laggiù in fondo fu di aiutiamo il possibile, se non ci mettiamo nei guai noi, ci mettiamo nei guai noi ci fermiamo. Il teatro sullo scenario ligure è una situazione difficilissima. Ecco, la situazione, ripeto, è molto complicata perché non c'è soltanto Scalfino, altra cosa diciamo da chiarire molto bene. Non è solo Scarpino, ma sono tutti gli impianti sul territorio di Ligure. Ho preso fuori volontà. Voi sapete quello che ho sentito sotto. Sono quasi a posto. Ho portato a vento? Sì, ti avevo stabilizzato circa 6 anni. 6 anni fa, non dovevi dire. No, quindi è una cosa già collaudata in questo senso. Altrimenti che lì andava bene. Ma portato a vento? Sì, sì. Va bene, poi ne parte dopo, facciamo noi.
Va bene, comunque voglio dire, sapete, diciamo, le mie valutazioni in merito, io credo di averle fatte con grande rispetto nei confronti della Giunta in tutti questi anni. Naturalmente noi abbiamo probabilmente non svolto fino in fondo il nostro ruolo di regia, però c'è anche da dire che i comuni, le province, tutti i soggetti coinvolti hanno cambiato tantissime volte impostazione, questa è anche un'altra verità che non va sottaciuta, nel senso che quando si cambia continuamente idea sul tipo di impiantistica da realizzare, non si vuole guardare in faccia la realtà, poi ci si mette, diciamo, nei guai seri. Ora, i guai seri come possiamo affrontarli? Noi stiamo lavorando ad un piano di emergenza sulla fase del transitorio, che significa portare rifiuti fuori dalla regione. Okay? Avevamo questi accordi stabiliti con il Piemonte, cercheremo di sfruttarli il più possibile per tamponare la situazione di emergenza, evitando che schizzino le tariffe alle stelle, perché questo è il rischio materiale. Però bisogna immediatamente, già all'interno di un atto che porteremo nei prossimi giorni, stabilire con grande, diciamo, precisione gli impianti di trattamento da realizzare, i luoghi dove verranno realizzati e anche le modalità. Okay? Quindi bisogna entrare in un'ottica, che è un'ottica, dire, che non pensa che ci siano sempre le deroghe a salvare la situazione, ma che guardi in faccia la realtà e aggredisca il nodo dei problemi che abbiamo. Ripeto, se avessimo avuto questi mesi in più, probabilmente lo avremmo fatto, diciamo, con un po' più di fiato. Non ce li abbiamo, lo sapete come ragiono io, insomma, sempre per guardare avanti. Quindi, secondo me, anche senza fiato ce la facciamo ugualmente, però bisogna volerlo. Quindi, siccome si alzeranno un po' di tensioni, inevitabilmente, vorrei chiedere alla Giunta di stare, come dire, molto compatta su questo punto, perché può essere, diciamo, un punto abbastanza impegnativo per noi. Ma d'altro canto non credo che potremmo fare diversamente, cioè cosa facciamo? Andiamo contro un muro? Ci dicono che la norma così non va bene, e tanto più che ci sono anche... In teoria potremmo, no? Il locale dipende dal conto. Diciamo, avendo la sommatoria di una vicenda giuridica abbastanza chiara, no? Che poteva avere un occhio di riguardo, no? E due delicatissime inchieste penali, diciamo, sia su Coletto Zotto, sia su Carpino, non possiamo parlare, no? Il governo, come dire, considerava la possibilità di dare un minimo di respiro, altrimenti non la considera, ci prendiamo qui, no? Perché se no, anche se la legge in teoria ci tutela finché non è, diciamo, respinta la corte, però insomma, avete capito, su questo è una cosa è anche molto delicata, molto. Che paradossalmente lì la cosa si blocca quando si mettono in regola, perché formalmente con la proprietà pubblica di quel lotto, ancorché sia l'operatore stesso che ha vinto un bando, normalmente l'attore si blocca quando si mettono a posto, mentre è andato avanti per 16 anni, quando a posto non era neanche formalmente il piano di scarica. Era privato. Fare lo strano. No, che vogliamo fare? Non ci possiamo affrontare. Mi pare che il tentativo dimostri anche che non c'è un atteggiamento malevolo verso le diverse realtà di monte, perché già costruivano anche con la scuola stampa, le abbiamo provate tutte, poi è impossibile, andiamo a tenere, no? Però è chiaro che diventa un massacro per noi, no? Noi quello che abbiamo fatto si sa, cioè abbiamo fatto la tassa, messo le potasse. Premiamo chi differenzia, premiamo chi non differenzia. Detto che devo fare questo, magari con dei limiti, per carità. O si dimostra che chi differenzia ottiene successo. Questo si sta dimostrando. Chi lo fa, costerà un po' di credito. Io sono, no? Il taglio, diciamo, psicologico, no? Gozzi e, come si chiama,
sia svolta via che partono subito con mettiamo dei finanziamenti nei fondi europei per il settore energia per incentivare i biodigestori. È facile farlo per 100.000 persone, 120.000 abitanti, si fa in un anno, sono cose neanche enormi come dimensioni, eccetera, eccetera, eccetera. Scusate un attimo, dimmi. Sì, dirgli che mi sono già parlato con Battiston e che stiamo andando, siamo capiti, che per favore mettere in contatto con Valerio. Va bene, diciamo di pagare. Basta, insomma, anche scendiamo qui. Dopodiché è chiaro che lo stavo un attimo, forse di lato un po'. Dicevo che ieri in conferenza dei presidenti c'è stata una lunga discussione in relazione al tema del piano nazionale sui rifiuti, legato al piano valorizzatore, composizioni molto diverse, soprattutto con i due poli, Lombardia e Campania. Adesso non ho capito però se va avanti in commissione questa discussione, perché ieri sono arrivati ovviamente a una conclusione. Però c'è anche questo tema. Volete che illustriamo gli spazi disponibili? No, vabbè, adesso io volevo condividere con voi politicamente la scelta di revocare, di fare un DDL di revoca prima che arrivi il pronunciamento formale, che peraltro c'era. E poi spiegheremo di là, per prossimo abbiamo fatto io, che peraltro è attivo per tutti i sedi. Volevo dire una cosa, ma la questione invece è MT. È sciolto o no? Io vedo la prossima settimana. Sì, si sta sciogliendo. Vorrei adesso renderle anche doti, diciamo, per poter essere nostri. Noi da alcune settimane non possiamo mettere il bando per acquistare il bus, perché veramente non ce l'ha già. Pare che gli avvocati hanno trovato un accordo per estremis. Dovremmo esserci, non è ancora proprio sicuro, ma diceva anche prima Ballerini che c'è stato questo scambio di lettere, quindi dovremmo bloccarlo in questa settimana. Ma a questo punto sarebbe il genere Savona, no? Perché Spezia li ha già usati e Imperia teme i soldi per l'idrogeno, più o meno così. Oggi Imperia in quella bocca c'è ancora. Noi dobbiamo eventualmente, perché si sta... bisogna portare in giunta l'atto, perché quello è cosa che fa informare. Ci abbiamo altro? Sì, allora c'è come delibera, ma c'è un argomento in fatto del presidente, attività del nucleo di valutazione, verifica investimenti pubblici, problematiche e proposte per la ridefinizione e la composizione dell'attività da svolgersi. Cioè, si chiede se la, cioè, la giunta vuole mantenere, quindi dando anche, cioè, diciamo, partecipare anche la struttura statistica e poi dando a questo nucleo attività. Deleghiamo gli uffici. Perfetto, quindi no, va bene, ma che la fate? No, oggi. Oggi, già, avete tutto. E poi una comunicazione del presidente, la richiesta del Gonfalone per la cerimonia. Io ci vado. Cantiere sottomarino, no? Cioè, ok, io ci sono, non so se di voi c'è. Varo sommergibile, 9 ottobre Muggiano. Diciamo, se sono interessati per diverse motivazioni, di non venire di vita. Buono c'è anche il ministro Pinotti. Aspetto di cosa che va. Finito? Adesso seguitemi 3 minuti, 3 per facciamo entrare. Dunque, poi tra l'altro lo fondo come sempre. Ho chiesto a Pippo e il Pippo di presentare i pagamenti. State un minuto. Seduti. I pagamenti della PA, perché avete visto che c'è stata molta polemica, no? Tavillo, Renzi, eccetera. I dati ce l'avete qui, quindi non li sto riassumere, pregherei tipo di riassumere di là, per cortesia. Insomma, noi abbiamo fatto il nostro dovere, tra l'altro abbiamo messo una piattaforma, diciamo, tutti i dati ed abbiamo ricevuto pochissime osservazioni, poi sono state anche esaminate. La dimostrazione che il lavoro è stato fatto con molta curioso. E poi la somma pagata ci sono 7 milioni, giusto? Sì.
Ecco, io ho corretto parola per parola il testo. Quella per la sanità. No, per la sanità. Invece per la regione sono... Ho corretto tutto parola per parola il testo perché c'era sempre scritto debiti, che naturalmente tecnicamente è vero. Ma siccome ti potrebbero dire, lo dico scrivi senza tema di debiti. Ma allora la sanità era un debito, se pagate il debito. Non è che i fornitori avevano un credito e noi avevamo un debito. Ma che un anno di salario. Sì, esattamente. Era proprio un credito nei confronti del debito. Quindi ho sempre dato a pagamenti, perché se tu avevi dei debiti vuol dire che l'avevi sforato. Non avevamo sforato, ma eravamo creditori a parte dello Stato. Va bene, poi abbiamo la scheda di Coppa Liguria che tra poco ci gusta la sua attività. Poi presentiamo di là, come si è detto, io maggiore. E presentiamo l'altro depuratore che va finalmente che va a finire, che è il depuratore di Porto Netti di Ortonovo. Ha mandato un messaggio per dire la filmata. Presentiamo il nuovo Infine volevo dirvi che un minuto più c'è il beneficio fuori che vuole l'originale se non inoltre volevo dirvi però ottobre dovrebbe essere un mese di costantissime tappe perché va una scadenza si fanno conclusione moltissime cose un po' le ho scritte un po' le dico che le stiamo valutando il 2 si fa fonte alla volta sarebbe davanti per adesso. Il 4 c'è l'inaugurazione di impianto sportivo a Carlo. Il 9, cioè quando siamo lì per il Moggiano, andremo anche a Bonassola per gli orologi di arte. Quell'articolo di Prea fa casino. L'articolo di Prea fa casino, cioè quella cosa di cui a cui si riferisce lui è la convenzionata che è ferma. E la cosa che io ho presentato in giugno dicendo che vado a attimo non ce la faccio, quindi dobbiamo conservali, va bene, grazie sindaco, ciao. Quelli che si conoscevano sono quelli invece di Erdner, un'altra roba, quindi quello che ho annunciato è vero, diciamo, quello che afferma non l'ho annunciato. Poi, non so, sempre il 9, se mai fosse possibile, Claudio, potremmo, perché saremmo più o meno a fine. No, non siamo a fine. Non possiamo più. Sì, li ho sentiti, proponevano il 18, però non so se l'ha verificato. Vediamo come siamo messi. Aveva proposto. No, facciamo per il novembre, vediamo. Poi vabbè, il 18 siamo a Cornigliano, c'è un campetto, diciamo, ma potevamo fare un altro pomeriggio, vediamo. E poi invece il 27 si dovrebbero fare tre cose, gli alloggi arte di Vado Ligure. Da consolidate solo da Preolare, sì. Poi il Torino di Borgio Veretti, che sarà un po' di vista pubblica, insomma. La foresta di Gallenda, che è un po' sporta, un po' scuola, un po' di vista. Se poi si chiudono un po' di partite, fai anche il 13 e il 20, quindi se volete segnarlo, nel senso che non mi ricordo cosa facciamo, potrebbe essere il lunedì di ottobre finale, 13 e 20 e 27, sono varie cose che stanno facendo. Sono due tappe in periese. La settimana prossima spero di darlo. Va bene, via, ok. C'è un'altra cosa, no? Volevo dire questa cosa qua. Sì, vai. No, chiedevo anche ai colleghi di pubblicizzare questa cosa, in cambio potete mangiare i panettelli. Sabato e domenica abbiamo organizzato questa raccolta fondi insieme anche in Caritas, che sono le due associazioni che a livello nazionale, anche insieme alle regioni comuni, hanno lanciato questo patto contro la povertà. Si venderanno nelle piazze i canestrelli di Grondona, che è un prodotto nostro tipico, per questa raccolta fondi che si chiama La Causa Giusta per interventi contro la povertà. Quindi questo fondo, che poi non passerà materialmente attraverso la regione, servirà però insieme a Grondona, a Caritas, per
finanziare progetti di contrasto alla povertà. C'è questa prima, diciamo, iniziativa legata, diciamo, alla festa dei nonni, che poi il 2 ottobre con l'idea di comprare i biscotti da regalare ai nonni, e poi ci sarà una seconda iniziativa sotto Natale con delle cartoline di Reggio Emiliano. E quindi con questi due, diciamo, step sperimentiamo questa raccolta fondi in collaborazione pubblico-privato. Bene, una cosa rapidissima. Sì. C'è da sottoscrivere quell'accordo che è un po' un elemento aggiuntivo al vecchio patto sullo sviluppo con le organizzazioni sindacali, cioè poi ho lavorato tipo. Io ti proponevo, magari se quest'altra settimana, anziché fare l'azienda, potremmo fare alla fine. L'azienda l'ho fatta comunque perché se no arriviamo a 50. Ah, va bene, però facciamo l'altro. Lo facciamo in fine giugno. Facciamo l'altro. L'azienda trova. Se posso dire una cosa, ieri alla conferenza di presidenti diceva il professore Rambaudi, è stato iniziato un discorso sulla legge di stabilità 2015, che pare il termine per l'approvazione del disegno di legge il 10 di ottobre, ma pare che il governo per il 10 sia già stato presentato. Le regioni hanno concordato di cercare fare una proposta, perché il taglio sembra che del 3% anche a livello regionale, quindi la spesa delle regioni, compresa sanità, è circa 140 miliardi, il sacrificio, tra virgolette, richiesto potrebbe quindi girarsi su 4 miliardi, che si aggiungono alla PL 67, più precisamente 50 milioni e a quella regione per il miliardi. Quindi si è discusso, il presidente Chiapparino ha iniziato una riflessione che peraltro. Vabbè, dai, diciamo che Claudio e Pippo come sarete ci le mani. Cioè, i giorni prossimi probabilmente c'è una le ordinarie sono tra 15 giorni, però che ci siamo stati. Io ho raccolto opinioni più ottimistiche con i miei contatti online, un po' vedremo. La sanità, l'idea che si tolga, che sia un incremento inferiore. Vabbè, dai, abbiamo finito? Allora, dobbiamo fare un attimo adesso, poi pregherei Enzo di cominciare di là con COP, noi rimaniamo ancora un quarto di ora all'inizio, dobbiamo discutere ancora una cosa. Quindi, ok, 10 minuti, poi ti aggiungiamo a 2 ore e un quarto. Ciao, venire. Questo è colesterolo concentrato. Ce n'è qualche comune o no? Ci sono una vecchia tabella è confermata e nello storico dall'inizio di PSR a oggi ho questo elenco qui che ci sono dei modi. Accomodate. Fai una copia per i vai, dai. Cosa sono copie?
Allora, dai. Ok, grazie. Allora, accomodatevi, dai. Ti chiediamo scusa per il seduto. Poi devo dire una cosa. Alla fine, devo dire una cosa. Allora, noi abbiamo da inizio dell'anno inaugurato una pratica, cioè quella di far venire qui a fine giunto un'azienda che in streaming, mi ha avuto qualche guai che non avevo detto prima, in streaming e quindi qualcosa che va sul sito, che va in diretta, illustra la sua attività, 10-15 minuti. Dopodiché la presenta anche alla stampa, nel senso che qui c'è anche un interlocutore con noi dove è richiesto. Mentre l'aria, mentre la stampa farà le sue domande, eccetera, eccetera. Mi di lasciare la parola. Sì. Dunque, intanto buongiorno, grazie per l'invito. E, abbiamo preparato una cappella che vi è stata distribuita dove ci sono, diciamo, la copia del... quel pezzo che poi andrà sul sito, e dove c'è sia una presentazione breve, sia il documento completo del recente rapporto COP sui consumi. E il rapporto completo lo trovate nella chiavetta. Chiudo la porta, per favore. L'abbiamo messo perché credo che sia molto interessante per tutti i settori, perché ci sono nel rapporto completo proprio degli approfondimenti sul turismo, sui servizi sociali, sui trasporti, sia nel senso dell'andamento della domanda dei consumi di questi servizi, sia nel senso anche dell'agricoltura, sia nel senso di una valutazione da parte dei consumatori dell'offerta che oggi viene data per questi servizi. Una cosa molto interessante e veloce. Comunque nella presentazione, vedete, c'è una sintesi di quello. Ecco, io è qui con me Gianluigi Vino, l'ingegnere Gianluigi Vino, che è il direttore dello sviluppo della COPLIT. Io illustrerei l'attività della cooperativa partendo da questi numeri che vediamo, perché contrariamente a quello che si pensa, i numeri parlano, talvolta i numeri gridano, è che noi magari certe volte non li sentiamo o non li vogliamo sentire. Allora, intanto i soci della Copligure, la società cooperativa, ha il dato più recente, è 546.873 soci nella Liguria e nel Basso Piemonte, Alessandrino e Cuneese, Ovada e Mondovì, che tradizionalmente sono aree, diciamo, di sviluppo della cooperazione. Quindi, come vedete, una cooperativa a larghissima base sociale, che è articolata organizzativamente. I soci sono suddivisi in 38 sezioni soci, dove hanno dei consigli e dove sviluppano l'attività della cooperativa per gli aspetti sociali, quindi educazione al consumo consapevole, rapporto con le scuole, attività sull'ambiente e le altre attività anche di aggregazione che vengono fatte. Quindi accanto alla struttura di impresa c'è anche una struttura sociale organizzata, poi vedremo anche che questa struttura, l'attività, assorbe parecchi, anche viene dotata di parecchie risorse. Un aspetto particolare della nostra cooperativa, perché è un istituto fondamentalmente cooperativo, sono i soci prestatori. Dei 546.000 soci,
quasi 90.000 sono anche soci prestatori che prestano alla cooperativa dei soldi attraverso un deposito sul libretto sociale che ha un tetto di 36.000 euro, un tetto individuale di 36.000 euro. Il complesso di questi versamenti dei soci fa quasi 660 milioni. Quindi noi abbiamo un finanziamento di 7.000 euro di media testa. Eh? 7.000 euro. Sì, esatto. Naturalmente è molto articolato. La remunerazione è abbastanza interessante. Voi sapete oggi la remunerazione che offre il sistema bancario. Oggi... No. Paga le tasse esattamente come i depositi bancari. Nel passato aveva un trattamento uguale a quello dei titoli di Stato, ma già da un po', diciamo, 3 anni che è stato equiparato, quindi non c'è. Però il vantaggio esiste dal punto di vista della remunerazione, come vedete. Sì, va dal minimo dell'1% sulla prima fascia al massimo oggi del 2,50% sulla terza fascia. Oggi neanche i BTP decennali pagano il 2,50%. Il rendimento è 2,43%. Diciamo, questi sono tassi anche abbastanza alti, io credo che nel prossimo futuro li ridurremo un po', per essere onesti, perché sono tassi molto elevati. E uno se li può ritirare quando vuole? Uno li può, non hanno costi di gestione, li può ritirare quando vuole. E naturalmente questo cosa comporta? Poi lo vedremo, è un istituto molto delicato, no? Perché 90.000 persone che ti danno 660 milioni. Allora noi abbiamo una gestione molto prudente di questa raccolta. Noi, secondo le regole di Banca Italia, potremmo raccogliere il triplo del nostro patrimonio netto, fino al triplo avremo questo tetto. Il nostro patrimonio netto è 660 milioni, noi potremmo raccogliere fino a quasi 2 miliardi, 660 per 3. Ci guardiamo bene da raccogliere fino a 2 miliardi. Infatti il prestito è sui 660 milioni. Cerchiamo di avere un equilibrio tra la raccolta e il patrimonio netto. Oggi nessuna banca ha un rapporto di 1-1 col patrimonio netto. È chiaro, c'è un rapporto da 10 a 1. Non parliamo di banche. Non parliamo di banche. E anche, siccome c'è un rischio emittente, che vogliamo garantire con questa parità col patrimonio netto. Poi c'è un rischio liquidità, che tu i soldi devi averceli, anche se hai il patrimonio che copri, devi averli pronti. E il rischio di liquidità lo copriamo avendo un portafoglio prontamente liquidabile per un ammontare anche superiore. Abbiamo un portafoglio di circa 770 milioni di euro che è lì. Poi è luce dell'individuo. Certo, poi ci arrivo. E quindi una gestione prudente con questa doppia parità. Parità col patrimonio netto, ma anche parità, almeno parità col portafoglio, per avere una gestione prudente di questo istituto molto importante ma anche molto delicato. Andando avanti, i punti di vendita sono 41, sono 7 ipermercati, 5 superstore, cioè supermercati di dimensione più grande, 18 supermercati tradizionali e 11 superette di vicinato, piccoli negozi, diciamo attorno dai 400 ai 600 metri, che svolgono una funzione di, come si dice, di vicinato, di servizio a chi sta intorno. Le vendite sono 759 milioni, sono state nel 2013. Come vedete, gli ipermercati ormai hanno vendite superiori al complesso dell'iper, sono un po' più della metà. E, naturalmente le vendite, come voi sapete, non ho bisogno di dirvelo, risentono della crisi, della caduta che abbiamo avuto in questi anni del PIL, del reddito disponibile. Per esempio, questo dato qui del 2013 è superiore o inferiore al 2013? Al 2012, scusa. Questo dato qui è inferiore di circa 3 punti.
e nel 2014, il primo semestre, lo vediamo proprio oggi organizzo in direzione, è inferiore nel complesso della cooperativa di quasi 3,5 punti. C'è stato, anziché la ripresa, c'è un ulteriore calo, soprattutto nei prodotti alimentari. In questi anni sono caduti di più i beni durevoli, 30% si calcola dall'inizio della crisi. E ma gli alimentari fino a una certa data avevano tenuto dal punto di vista dei volumi. C'era stata una riduzione del prezzo medio perché la gente si spostava su prodotti di minore costo. E noi con il nostro prodotto COP abbiamo dato una risposta a qualità elevata. Però di recente c'è stata proprio una riduzione dei volumi di vendita dei prodotti alimentari e anche un dato nuovo dal 2012 in avanti, una rinuncia alla qualità. Per un certo periodo i consumatori hanno tenuto sulla qualità, cercavano i prodotti di minor prezzo con le promozioni, i prodotti a marchio, ma di recente, oggi c'è un terzo di consumatori che guarda il prezzo più basso, a prescindere, è il segno del progredire della crisi. Ecco, la situazione del patrimoniale cooperativa, capitale sociale, questo è il capitale in senso stretto, è la somma delle quote dei soci, si può diventare socio della cooperativa con una quota minima di 25 euro, la massima è 100.000 euro, però non ce n'abbiamo da 100.000. Questo però crea questa situazione che i nostri investimenti devono venire dagli utili. Noi non abbiamo l'ipotesi di aumento di capitale per far fronte. Quindi devono venire dalla gestione. Se non vengono dalla gestione, non vengono da nessun'altra parte. Quindi il rigore gestionale e i risultati gestionali sono ancora più importanti che in una società ordinaria. Il patrimonio netto totale è 660 milioni, di cui il patrimonio indivisibile, arrivo al punto che richiamava Burlando, 615 milioni, è il frutto della rinuncia che i soci ogni anno hanno fatto, da quando la cooperativa, il primo nucleo è stato fondato nel 1945, in tutti questi anni, rinuncia completa all'utile, sia in sede di distribuzione annuale, ma anche all'eventuale liquidazione della cooperativa. Si rinuncia completamente, vanno a riserva indivisibile tra i soci, per sempre, e se la cooperativa dovesse liquidarsi, quello che residua va al ministero. Quindi è una proprietà collettiva, nel senso più proprio del termine. Naturalmente questo è un elemento di distintività rispetto all'interno. È un elemento di distintività e voglio sottolineare, talvolta si dice, ma anche le imprese private rinunciano alla distribuzione degli utili e tengono i soldi dentro l'azienda. Sì, però restano sempre loro, aumenta il valore di un'azienda che è. Qui invece c'è la rinuncia completa, Qui vendo l'azienda, la vendono patrimonializzato. Certo, li possono distribuire successivamente attingendo alle riserve, quindi è una caratteristica. Allora, avanti, gli investimenti per svilupparsi. Nella nostra area, negli ultimi 10 anni abbiamo investito 499 milioni di euro. Sapete meglio di me che gli investimenti più recenti sono molto più costosi, perché mentre una volta per fare un supermercato individuavi un edificio, un'area se era nuovo e investivi lì, oggi per fare un'iniziativa devi fare degli interventi più complessi. Prendiamo la Guglielmetti, dove bisogna fare anche un albergo per tutti del produttivo. Prendiamo Fonderie di Montedo,
dove devi riattrezzare le vecchie fonderie ad un uso industriale. Quindi devi fare degli interventi complessivi, magari per fare 1500 metri, 2000 metri, no? di nuova superficie o di ampliamento. Quindi, ecco, questa è la ragione per cui nei prossimi 5 anni abbiamo dato questo orizzonte temporale, anche se, diciamo, è sempre molto difficile fare delle previsioni, abbiamo da investire 220 milioni. I progetti principali sono i progetti della Guglielmetti, che è quasi alla fine del suo iter, e stiamo chiedendo alla Comune e anche alla Regione, che ha accertato sulla secondaria. Cosa faresti? L'ampliamento di quello? Facciamo un ampliamento della superficie commerciale, costruendo vicino sull'area Guglielmetti, e poi era un produttivo nelle nazioni, cioè, però un produttivo manifatturiero, adesso raccogliendo un'indicazione a circoscrizione, dialogando col comune, l'idea è di fare un produttivo di servizi, di progetto, fare un albergo, e tra l'altro il Val Bisagno colma come il ferrovia manca la ferrovia non credo che vada bene, diciamo. Il tamo forse è bello, sarebbe bello vicino al casello. Vicino al casello, un po' con la funzione che ha avuto San Biagio per la Valpolcera. Ed oggi molti arrivano, preferiscono arrivare appunto comodamente fuori al casello, e poi quante camere fareste, lo so, 120. Abbiamo un vincolo di... A parte che 120 è abbastanza tarato rispetto a come San Biagio, uguale come quello che avevamo fatto a Sestri, a Cerforo. E poi comunque abbiamo un vincolo di prevalenza nella parte nuova del non industriale, del non commerciale. Sono cose che non avete deciso, che non volete dire, ma quando lo dici, che fare un pastello. Per la zona che è un albergo, diciamo, low cost, così, 3 stelle con marchio internazionale, e probabilmente gestito direttamente da noi. Poi, perché queste famiglie che vengono, eccetera, hanno una grande richiesta di 3 stelle. Il modello Ibis, il gruppo Accor, full service, ma a costo basso. Sono come la Juve. Ecco, per dirvi l'entità degli investimenti sulla Guglielmetti, per un totale di investimento compreso il pregresso di 112 milioni, il nuovo investimento è 71. Investiremo nuovi 71 milioni di euro, nuovi 40 milioni di euro a Multedo e nuovi 27 milioni di euro all'Esaude. Queste sono le cifre. Per fare 2000 metri in più alla Guglielmetti, 2005 alle Saote, a parità di superficie, quindi 100 metri in più a Multedo. Quindi sostituisce a Multedo, sostituisce il punto di vendita che già abbiamo, lo spostiamo a parità di superficie. C'è una nuova superficie commerciale, ma non nostra. E stiamo cercando anche una collocazione produttiva per le fonderie, quale ci vuole un investimento, un rapporto anche importante, però... di qui si è fatto per tutti. Sì! Gli sfuggenti giapponesi. Gli sfuggenti giapponesi. Tanti sì. E iraniani, tra iraniani e giapponesi, è un po' difficile per me. Ok, questi sono un po'... Ecco, oltre a questi progetti all'area genovese, sono i più importanti, volevo dire che... ci saranno delle nuove aperture di distributori di carburanti. Il gruppo Coop nel suo insieme ha deciso di entrare nella distribuzione di queste beni, che è di largo consumo, e oggi ci sono già 18 distributori a marchio Ener Coop. Costa bene, la media. E con i volumi che si è successo, sì.
immaginavo che sia come discorso di... Non so, funziona come attrattore per... A Brindisi fa più un distributore che l'ipermercato della cooperativa. Quindi l'ipermercato fa fede di 2 milioni, il distributore è a Saprini. Perché sono... Mica disponibilità per fare un impianto di idrogeno. Sentiamo idrogeno. Comunque è prevista l'apertura al 20 di ottobre. Lo so. C'erano gli autobus e non c'erano i carri. No. 20 di ottobre. Non fare una gara, suppongo. Provato. Un'idea comunale. Perché il credo non sia il secondo. Tutti in discesa. Cioè, il biocarburante. Allora, la prima apertura sarà la Spezia, il giorno 20 ottobre, il giorno 20 novembre, e poi abbiamo in progetto Sarrana, nella nuova area di Porta di Lumi, e poi Albenga, dove c'è già un distributore, ma il terreno è nostro, quando scadrà nel 2017 subentreremo noi, e abbiamo presentato un progetto per fare un distributore importante all'Aquilone. Quindi la funzione di questi impianti naturalmente di Brindisi è bella, perché è più distributore che lì per la Brindisi. Questa di Brindisi, che è un distributore del supermercato, si intende. E noi lo gestiremo quelli vicino all'Iper col personale dell'Iper, perché saranno dei distributori che non avranno la presenza del personale, però per tutti i servizi che sono necessari sarà, e comunque il responsabile sarà come un reparto dell'Iper. Senti, già che siamo alla diversificazione, ma come vanno invece i farmaci? I farmaci vanno molto bene. Vanno molto bene, nel senso che diciamo c'è un successo di vendita, che so l'Aquilone che è uno, l'Aquilone a Genova, che è uno dei punti dei Cone Salute più importanti d'Italia, fa un milione all'anno. Abbiamo calcolato che c'è stato un prezzo colore. No, noi possiamo vendere solo i prodotti che non sono soggetti a ricetta medica. E quindi sono i farmaci non sottoposti all'obbligo di ricetta medica e poi i parafarmaci. Sì, su quello non c'è il prezzo di forza. No, non c'è il prezzo di forza. E adesso proseguiremo, dovrebbero uscire o alla fine dell'anno o l'anno prossimo nuovi prodotti a marchio Coop nel paracetamolo, che è l'equivalente a tachipirina e altre cose, per cui dare una convenienza oltre che complessivamente col servizio e l'offerta complessiva anche su prodotti specifici. Bene. Ecco, l'ultime due cose rapidamente, il personale, abbiamo 2000 in media d'anno 2013, 2688, vorrei rimarcare che il 94% di questo personale è personale a tempo indeterminato. Io sfido, l'articolo 18 noi lo conosciamo semplicemente per questo, che i giudici, utilizzando l'articolo 18, reintegrano il personale che ha rubato. Non dico altro. Posso fare degli esempi. Un testimone. Sarzana, esempio di Sarzana, c'erano 5 lavoratori che si davano appuntamento per mesi in un'area del supermercato per stare in rete. D'accordo, ma non avrai timore, immagino. Sono stati poi licenziati perché il giudice penale li ha condannati, il giudice del lavoro, Pasqualina Fortunato, li ha reintegrati. Oggi sono intoccabili. Perché non c'è la giusta causa? Perché il giudice ha definito che rubare un po' non è così, non rompe il rapporto di lavoro. Questo, ma questo è un orientamento costante.
c'è un recente caso di una persona che ha rubato 12.000 euro e andremo in Cassazione. Adesso io vi ho detto, noi abbiamo questo perché noi licenziamo solo per queste ragioni, può darsi che altrove ci siano, noi non licenziamo per discriminazione o per altre cose. No, intanto sappiamo che l'articolo, diciamo, il licenziamento per discriminazione è coperto anche dalla legge, ed è stato esteso. Per cui adesso io è un tema, però una rivisitazione dell'articolo 18 sarebbe utile per eliminare, che poi crea problemi anche al sindacato. Dopo perché... Napoletano si è messo un carico anche. No, no, ma sono i fatti, questi io espongo dei fatti. È la realtà. Comunque, volevo sottolineare, il 94% di personale stabile a tempo indeterminato e negli anni dal 2008 ad oggi abbiamo stabilizzato 180%, un accordo sindacale che facciamo. Quindi anche nel periodo di crisi abbiamo cercato di gestire cercando di aumentare la stabilità. L'ultima cosa, ma non meno importante, è l'attività sociale. La cooperativa, oltre all'attività caratteristica di distribuzione, ha un'importante azione sia di attività sociali dirette, per cui spendiamo 2.718.000 euro all'anno per le nostre attività di educazione al consumo, diciamo svolte anche dai consigli delle sezioni soci, e poi un'attività di sostegno a istituzioni, enti e associazioni. Noi abbiamo, soprattutto in quest'ultimo periodo, delle richieste pressanti da parte di associazioni, ma anche di amministrazioni comunali, che si vedo sono viste ridotte e hanno anche più ambizioni, non di una volta. Una volta stavano nell'ambito di quello che avevano, oggi hanno ambizione di fare di più e meno soldi, quindi cercano di raccogliere, e noi siamo tra quelli che vengono richiesti di collaborare. Nel limite delle nostre possibilità cerchiamo di farlo abbastanza diffusamente, diciamo, e vediamo queste richieste che si rivolgono anche come un segnale di buona reputazione. Ci chiedono perché sanno che siamo sensibili, insomma, no? E quindi cerchiamo, anche quando diciamo... Sanno che siete ricchi. Diciamo, la solidità c'è, però sappiamo che la solidità va difesa perché, come diceva, ha detto una volta Prodi, non si resta ricchi e stupidi per più di una generazione. Non si resta ricchi e stupidi per più di una generazione. È spesso così. Pensa un po' di calcio Genovese, di cui non voglio fare Genovese, di cui non voglio fare esempi, spiego. La seconda generazione, se non era intelligente, non è rimasta ricca. Facciamo degli esempi. Le successioni imprenditoriali sono una cosa importantissima. Stiamo occupando loro adesso di rimediare il guai. Bene, io finito per questa attività di sostegno, sono 1.325.000 euro all'anno. Allora, adesso ti chiederemo di aggiungere la sala alla conferenza stampa insieme all'assessore di Cinelli. Siccome abbiamo anticipato, io aggiunto per un motivo di realizzazione, abbiamo bisogno ancora di 10 minuti, ma ci iniziamo. Però noi iniziamo. Sì. Tanto che facile ci rispegne, così ti sfrutto anche. Sì. Un attimo. Prego. Vediamo. Devo fare una domanda. Ok. Spegnere. Spegnere.